Di Laura Antonio. Eccomi. Saviano Crescenzi. Eccomi. Reverendissimo padre, questi ragazzi chiedono di poter iniziare il proprio servizio di luce. Sei certo della loro preparazione e unità? Sì. Posso attestare che sono preparati ed idonei per il servizio liturgico nella Chiesa. Con gioia li accogliamo e la benedizione del Signore li accompagni sempre. Prendiamo, grazie a te. Un minuto lungo e poi si continua la celebrazione eucaristica, è molto bello. Andiamo con la conclusione del rito, che è il momento nel quale noi ascolteremo la risposta di questi figli. Adesso è la comunità che sta rispondendo per loro, ma noi vogliamo ascoltare anche la voce di questi figli che adesso in maniera libera, consapevole, e responsabili si assumono davanti a Dio e davanti ai propri di quello che stanno compiendo adesso. Grazie a Dio. Figli carissimi, Dio si è dato a noi e per noi nell'Eucaristia. L'Eucaristia è il culmine e fonte della vita della Chiesa. Voi siete chiamati ad aiutare i ministri della Chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Il vostro responsabile è da prima attestato la vostra preparazione e idoneità, ma noi vogliamo anche sapere dalla vostra voce circa le vostre intenzioni. Volete voi essere dei veri testimoni della fede cristiana per una partecipazione fruttuosa, consapevole del popolo di Dio alla liturgia della Chiesa? Sì, io lo voglio. Volete voi proseguire nella formazione spirituale comunitaria e liturgica nell'ambito della vostra realtà ecclesiale? Sì, io lo voglio. Volete voi, in ascolto della parola di Dio e degli insegnamenti della Chiesa, essere apostoli nel vostro collegio liturgico per essere edificazione agli altri fratelli? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione del Signore per questi nostri fratelli chiamati al servizio. O Dio, datore di ogni bene e grazia, benedici. Queste vesti di luce e questi tuoi figli, che da oggi, come ministranti, iniziano il servizio liturgico nella Chiesa. Fa che essi possano compiere fedelmente il loro servizio in uno spirito di fede, speranza e carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso ogni candidato prenderà la sua veste di croce. Crescenzo, ricevi questa veste sacra e portala degnamente, qual segno della tua particolare devozione al servizio del Signore e della Chiesa.
La pace sia con te. Antonio, ricevi questa veste sacra e portala bene a me, qual segno della tua particolare donazione al servizio del Signore e della Chiesa. La pace sia con te. Leopoldo, ricevi questa veste sacra e portala bene a me, qual segno della tua particolare donazione al servizio del Signore e della Chiesa. La pace sia con te. Agrippino, ricevi questa veste sacra e portala degnamente, qual segno della tua particolare donazione al servizio del Signore e della Chiesa. La pace sia con te. Ed ora i nostri candidati indosseranno l'abito sacro e sarà segno bello e si aiuteranno a vestirsi l'uno per l'altro. Thank you.
Narciso, Antonio, Leopoldo e Agrippino saranno ministranti per sempre al servizio della comunità di Maria Santissima sotto in cielo, il casamento. Che Dio li benedica. Prendiamo la nostra celebrazione eucaristica del credo e poi...